Grazie Presidente. Ministro Quagliariello, la Lega le riforme... Quando parlano due persone importanti bisogna attendere. Le riforme avrebbe voluto farle ieri e quindi ci fosse sempre stato un solo voto avremmo sicuramente detto sì, facciamole subito, facciamolo bene e in premessa le dico noi voteremo la sua richiesta di approvazione col meccanismo d'urgenza. Però, Ministro Quagliariello, questo l'avrei detto se non avessi sentito dopo il suo intervento gli interventi dei colleghi dopo il suo intervento, perché l'impressione che ho avuto è che lei e il Governo vadano da una parte e la maggioranza che la sostiene vada da un'altra parte. E le suggerisco, per esperienza vissuta, ieri leggevo che ha avuto il primo incontro con i cosiddetti esperti, oltre a interloquire con gli esperti, cerchi di interloquire di più anche con i gruppi parlamentari e forse questo dibattito si sarebbe evitato, o meglio si sarebbe evitato nella forma a cui stiamo assistendo. Io sono convinto, così come ho già sostenuto in Commissione, che la procedura debba essere accelerata, saremo in grado probabilmente di realizzare la prima lettura entro la pausa estiva. Le consiglio, cosa che non è ancora stata fatta, di chiedere alla Camera la calendarizzazione nel calendario bimestrale, perché come lei ben sa, diversamente non c'è la possibilità di chiedere il contingentamento dei tempi che consentirà nella prima settimana di agosto l'approvazione del definitivo secondo passaggio alla Camera. Restano però delle perplessità che sono state già in parte segnalate rispetto alla procedura d'urgenza. Io non credo che l'articolo 77 del nostro regolamento sia stato scritto per il Governo, perché in tutti i passaggi dove il nostro regolamento vuole indicare il Governo dice chiaramente il Governo o il Presidente di Commissione o 8 senatori, qui invece si dice il proponente. Credo che il proponente possa essere riferibile a un senatore, a un gruppo, a chi si voglia, il Presidente della Commissione, ma sicuramente non il Governo. Però il regolamento così è e in questo senso lo vogliamo rispettare. Ma oltre ai richiamati della senatrice De Petris contrasti rispetto all'aspetto regolamentare, io credo che vi sia un contrasto non formale ma sostanziale rispetto all'articolo 72 della Costituzione, al suo ultimo comma, dove dice: la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale. E da chi dovrebbe riformare la Costituzione, io credo che la prima cosa da fare è il rispetto della Costituzione. Poi per tutto il resto, per l'amor del cielo, cercheremo di fare in fretta. Io ho visto, non è il caso di entrare nel merito, la proposta che ci viene fatta da parte del Governo, grosso modo, non in tutto, recepisce quella che è la mozione che noi abbiamo approvato, grosso modo, correggeremo quelle che sono le divergenze rispetto alla mozione, è grosso modo la fotocopia della legge istitutiva della legge D'Alema, però a questo punto mi chiedo se si vuol fare o si voleva fare in fretta. Se i poteri che vengono attribuiti a quel comitato sono quelli di una sede referente rafforzata, come quello che è previsto all'interno della proposta del Governo, mi chiedo se non fosse stato sufficiente approvare in tutti e due i rami del Parlamento una modifica del regolamento che istituiva la bicamerale con quei poteri che sono attribuiti nella sede dell'esame del bilancio, dopodiché nel giro di una settimana, al posto che 90 giorni, avremmo potuto avere il nostro comitato assolutamente funzionante. C'è qualche cosa da sistemare all'interno, qualche termine un po' generico, qualche scarso collegamento tra un punto e l'altro del provvedimento. Però quello che non mi aspettavo è che si sbagliasse addirittura il titolo. Questo, visto che oggi è il titolo è in discussione come articolo 77, cioè se noi abbiamo in più passaggi previsto l'esame anche della legge elettorale e non mettere
la legge elettorale nel titolo e riferirsi solo alla legge costituzionale, non essendo materia quella elettorale di natura costituzionale, io credo che sia necessario metterlo. Quindi partiamo bene, partiamo mettendo i puntini sulla i, e visto il numero dei cosiddetti saggi che ho a disposizione non credo che sia un'operazione difficile. Certo che sono preoccupato, Ministro Quagliariello, perché siamo partiti 35, poi ne abbiamo aggiunti 7, i cosiddetti redattori, e quindi siamo a 42. Per un gruppo che dovrebbe aiutarci a ridurre il numero dei parlamentari, avere un numero di esperti che supera quello del comitato, a me sembra una cosa inverosimile. A me viene in mente francamente una barzelletta, e non me ne voglia l'arma, in cui si diceva il perché i carabinieri sono sempre in due, e si risponde: uno legge e uno scrive. Nei paesi dell'ex socialismo reale ce n'era un terzo che controllava questi movimenti sovversivi degli intellettuali. Oh, ieri sono spuntati anche i due osservatori esterni. Quindi siamo arrivati a 44. Cioè che addirittura ci sia il sorvegliante dei sorveglianti del Parlamento. Non le sembra un po' troppo? Ci vuol fare commissariare seduta stante. Già è stato non molto bello attribuire l'iniziativa legislativa con una mozione solo al governo, sottraendolo al Parlamento. Ma guardi che la Costituzione non è ancora cambiata. È il Parlamento che dà la fiducia al governo, non il governo che dà la fiducia al Parlamento. Comunque concludo. Io sono fiducioso e continuerò a sperare. E vorrei però non dover arrivare all'altro detto che chi vive sperando muore puntini puntini. Mi conservi questa illusione. Grazie, Ministro Quagliariello.